Come ogni lunedì, noi entriamo nella farmacia Toschi a Bologna e ci colleghiamo con la dottoressa Antonella Musuraca e ci parlerà oggi dell'Helicobacter pylori, un ospite indesiderato. Buongiorno dottoressa e bentornata a Colazione in Farmacia. Ciao Fabio, buongiorno e bentrovati a Colazione in Farmacia. Speriamo che questa settimana il collegamento vada bene. Speriamo. Speriamo. Allora, eccoci qua, bentrovati a Colazione in Farmacia. Allora, come ogni lunedì siamo qui, oggi affronteremo insieme il discorso dell'Helicobacter pylori, come anticipavi già tu. Quindi cerchiamo un po' di capire insieme quelli che possono essere i sintomi collegati all'infezione dell'Helicobacter pylori ed eventualmente i test che ci permettono di effettuare diagnosi. Ecco, è il nome, insomma, del suo intervento, Helicobacter pylori, un ospite indesiderato, e mi permetto di fare una battuta sciocca con questo nome: sicuramente non può che essere indesiderato, perché è già un nome che è tutto un programma. Ma bando alle ciance, dottoressa, esattamente cos'è l'Helicobacter pylori? Di cosa parliamo? Allora, sì, l'Helicobacter pylori è un batterio gram negativo che si trova appunto nello stomaco. Sì. È stato già identificato negli anni 80 proprio da alcuni medici australiani mentre analizzavano la mucosa gastrica di pazienti affetti da gastrite cronica. Già come dice il nome Helicobacter pylori, capiamo che il nome deriva proprio dalla forma elica del batterio e anche ovviamente dalla sua sede d'elezione, che è il piloro, cioè il punto di passaggio tra lo stomaco e l'intestino. E la sua particolare forma delica e la presenza anche di flagelli permettono al microorganismo proprio di penetrare attraverso lo strato mucoso esterno dello stomaco e ancorarsi nella parete interna dello stomaco. Come sappiamo, a livello dello stomaco l'ambiente è piuttosto acido proprio per la presenza dei succhi gastrici e degli acidi gastrici, per cui il microorganismo ovviamente per adattarsi alla forte acidità dello stomaco sintetizza un enzima, l'enzima ureasi, che ha lo scopo proprio di idrolizzare e quindi di convertire l'urea in ammoniaca e anidride carbonica, in modo tale quindi proprio da tamponare gli acidi gastrici rendendo il pH un po' più basico. Ecco. E i dati epidemiologici praticamente indicano che in Italia l'infezione dell'Helicobacter pylori è molto diffusa e colpisce circa il 30% della popolazione. Però cerchiamo di capire come si viene a contatto con questa infezione. L'Helicobacter pylori può essere contratto, diciamo, può essere trasmesso da chi appunto è già infetto, ovviamente tramite una via orofecale, quindi ad esempio scambi di saliva, oppure ovviamente si può contrarre l'infezione da Helicobacter pylori mediante o il consumo di alimenti lavati male o comunque cotti male, o anche mediante il consumo di acqua proveniente proprio da fonti non pulite. Quindi capiamo proprio bene che uno scarso livello igienico e la convivenza con portatori proprio dell'infezione rappresentano sicuramente dei fattori di rischio. E quindi capiamo proprio come l'elevata diffusione del batterio fa sì che la probabilità di entrare a contatto con il microorganismo sia estremamente elevata. Ciò che in realtà incuriosisce parecchio è il fatto che quando si viene a contatto con il microorganismo non sempre è possibile rendersi conto dell'infezione che si sia appunto contratta, questo perché spesso l'Helicobacter pylori colonizza sì il nostro stomaco, ma l'infezione può anche rimanere silente per molto tempo, oppure appunto l'infezione può anche essere asintomatica, per cui in questo caso cosa succede? Che non rendendoci conto di aver contratto l'Helicobacter pylori, il microorganismo può andare praticamente a creare un'infiammazione a livello dello stomaco, interferire con i meccanismi proprio di secrezione acida, e la permanenza prolungata del microorganismo a livello dello stomaco fa sì che si possano verificare anche delle patologie molto gravi per l'organismo. Ecco, e a proposito... Sì, prego. No, quindi dicevo, bisogna appunto cercare di capire molto bene e cercare di intervenire precocemente, perché appunto il rischio è che, visto che l'infezione si manifesta spesso in maniera asintomatica, il microorganismo possa provocare proprio gravi conseguenze. Ecco, quindi sicuramente è molto, come dire, anche subdolo questo fatto che molto spesso è asintomatica. E nello specifico, dottoressa, quali sono i problemi che può causare al nostro organismo l'Helicobacter pylori?
Sì, allora sicuramente una delle conseguenze classiche dovute all'infezione dell'Helicobacter pylori possono essere proprio le gastriti e le ulcere, fino ovviamente a delle situazioni un po' più gravi. Diciamo che nei rarissimi casi in cui l'infezione dell'Helicobacter pylori si manifesta in maniera sintomatica, uno dei primi sintomi che si può avvertire è sicuramente il dolore addominale, il bruciore di stomaco che tende a peggiorare di solito a stomaco vuoto, si possono verificare anche difficoltà digestive, ma anche sonnolenza durante i pasti. Quando appunto l'infezione si manifesta in maniera del tutto asintomatica e quindi ci si ritrova poi in situazioni più gravi, una delle conseguenze principali è proprio l'insorgenza delle gastriti croniche, quindi questa infiammazione proprio a livello della parete dello stomaco, fino addirittura ad arrivare alle ulcere, che possono essere o ulcere duodenali o ulcere gastriche a seconda ovviamente della localizzazione. Quindi cosa succede? Che la permanenza prolungata del microorganismo quindi fa sì che venga lesionata tutta la parte di rivestimento dello stomaco e dell'intestino tenue, così che gli acidi gastrici vanno a creare proprio una piaga aperta, quindi un'ulcera. Il problema qual è? Che in alcuni casi le ulcere peptiche possono anche arrivare a peggiorare e quindi causare il vomito di sangue, addirittura fecinere con sangue. Inoltre le situazioni proprio più gravi possono essere quelle legate a delle forme addirittura tumorali dello stomaco. Infatti proprio l'Helicobacter pylori rappresenta il principale fattore di rischio per il cancro allo stomaco, ma oltre a questo aspetto sappiamo anche che l'Helicobacter pylori può anche essere responsabile del linfoma malt gastrico, cioè proprio di un tumore che va a colpire le cellule linfatiche dello stomaco. Quindi capiamo proprio bene come questo microorganismo rappresenta veramente un ospite indesiderato per il nostro organismo, anche se effettivamente bisogna dare atto al fatto che gli ultimi dati hanno rivelato come l'Helicobacter pylori, oltre a comportarsi da nemico per il nostro organismo, si comporta al tempo stesso anche come amico. In che senso? Nel senso che si è visto che è in grado di prevenire alcune forme di tumori cardiali, cioè si è visto che l'Helicobacter pylori può avere ha un'azione protettiva nei confronti del tumore a livello del cardias, cioè la valvola che va a collegare proprio lo stomaco con l'esofago, e questo effetto sembra essere dovuto ad una riduzione dell'acidità gastrica. Quindi essendoci meno acidità gastrica sarà anche minore il reflusso di acido nell'esofago. Ecco, quindi l'istinto di conservazione dell'Helicobacter, che fa diminuire l'acidità nello stomaco, può prevenire alcune forme tumorali cardiali, nonostante comunque l'Helicobacter continua ad essere uno dei il principale responsabile fattore di rischio, esatto, per tumori dello stomaco. Quindi c'è un po' questo dualismo tra le funzioni dell'Helicobacter. Ma abbiamo visto che molte volte la presenza di questo batterio è asintomatica, quindi come facciamo ad accorgerci della sua presenza? Ovviamente quando ci sono dei sintomi è tutto molto più semplice, però se non dovessero esserci dei sintomi, ci sono dei test da fare per accorgersi della presenza dell'Helicobacter? Sì, assolutamente, è possibile ricorrere ovviamente a dei test che possono essere sì di due tipi, invasivi oppure meno invasivi. Sicuramente il test più invasivo è la gastroscopia, mentre possono essere test che ci permettono una prima diagnosi, di effettuare quindi una prima diagnosi, possono essere il breath test, l'esame delle feci, e una volta o comunque anche se poco utilizzato è l'esame del sangue. Quindi diciamo, quando appunto il sintomo, come detto tu, non è evidente, quindi non è possibile chiaramente fare una diagnosi, si ricorre a questi test. Per quanto riguarda
riguarda, diciamo, la gastroscopia, come già anticipato, è sicuramente il test più invasivo, però è comunque l'esame d'elezione per la ricerca del batterio, che ci permette proprio di andare a visionare e a capire la salute della mucosa dello stomaco. Di solito quando viene effettuato un esame endoscopico si procede anche a effettuare la biopsia, quindi viene prelevata una piccola parte di campione, quindi una piccola parte ovviamente del rivestimento interno per poterlo poi esaminare. Di solito il frammento biottico può essere o sottoposto a esame istologico, quindi il laboratorio si guarda e si analizza il grado di infiammazione della mucosa, oltre che ricercare l'Helicobacter pylori, oppure può anche essere effettuato il test dell'ureasi. Come abbiamo già anticipato prima, abbiamo visto che l'Helicobacter pylori è in grado di sintetizzare l'enzima ureasi, quindi durante il test dell'ureasi, che viene effettuato proprio sul campione bioptico, questo campione viene posto all'interno di una provetta contenente urea ed una sostanza chimica di viraggio, per cui se effettivamente è presente l'Helicobacter pylori, proprio per la reazione che avverrà di trasformazione dell'urea, si assisterà ad un viraggio della soluzione. Oltre ovviamente all'esame endoscopico, che abbiamo detto essere quello più invasivo, di solito in prima battuta si ricorre o al breath test o all'esame delle feci. L'esame delle feci, che consiste proprio nella ricerca diretta dell'antigene del batterio nelle feci, ci permette ovviamente di discriminare, cioè di individuare soltanto le infezioni in corso. Una volta veniva eseguito anche l'esame del sangue. In realtà tutt'oggi c'è la possibilità di acquistare dei kit da eseguire in propria autonomia, quindi a casa comodamente, ed è sicuramente un test pratico, molto rapido, che viene effettuato proprio su una piccola quantità di sangue che viene prelevato dal polpastrello per verificare proprio la presenza di anticorpi contro l'Helicobacter pylori. Però il problema relativo all'esame sierologico è che non ci permette di distinguere tra un'infezione in corso ed un'infezione passata, questo perché gli anticorpi possono, i valori degli anticorpi possono rimanere anche elevati per lungo tempo, per cui si preferisce l'esame delle feci perché ci permette soltanto di rilevare le infezioni in corso. Il test che attualmente oggi è più utilizzato e che di solito viene anche sfruttato per valutare l'eradicazione dell'Helicobacter pylori dopo la terapia è il breath test, definito anche test del palloncino o comunque test del respiro. Ovviamente è richiesto un certo tipo di preparazione per questo esame, nel senso che di solito si consiglia di effettuare l'esame al mattino con almeno un digiuno di circa 6 ore, e l'importante, proprio per evitare dei falsi negativi, è importante che il paziente non abbia assunto né antibiotici né inibitori di pompa protonica per un periodo che precede l'esame di almeno 4 settimane. Il breath test consiste proprio nell'assunzione di una soluzione contenente urea che viene marcata con un isotopo non radioattivo del carbonio, per cui viene fatta viene praticamente valutata la quantità di anidride carbonica che viene messa con il respiro, per cui l'anidride carbonica che viene messa con il respiro viene appunto dosata. Questo test è sicuramente il più attendibile e, come dicevamo prima, è ampiamente utilizzato soprattutto per verificare l'eradicazione dell'Helicobacter dopo la terapia, che sappiamo essere una terapia molto, molto importante, nel senso che è molto pesante perché può essere eseguita per 7 o 14 giorni. E comunque è una terapia che prevede la somministrazione di 2 antibiotici in associazione e più un inibitore di pompa protonica. Tendenzialmente i protocolli prevedono la somministrazione di claritromicina e amoxicillina insieme all'inibitore di pompa protonica, oppure la claritromicina e il metronidazolo più l'inibitore di pompa protonica. Per cui capiamo bene che questi test ci permettono appunto di fare una prima diagnosi, ovviamente qualora
qualora tramite i test non invasivi si risultasse positivi al test, è ovviamente consigliato rivolgersi al proprio medico, che in questo caso consiglierà di effettuare degli esami più dettagliati, quindi sicuramente l'esame endoscopico, prima di procedere alla terapia di eradicazione. Ecco, e in ultimo diamo anche un'informazione in più ai nostri ascoltatori: alcuni di questi test sono anche disponibili in farmacia? Sì, assolutamente, le farmacie, tramite le farmacie è possibile acquistare i kit domiciliari relativi sia al breath test che all'esame delle feci, quindi test che si possono effettuare comodamente a casa, oppure addirittura le farmacie che comunque collaborano con laboratori di analisi accettano anche i campioni di feci, che poi verranno ovviamente inviati al laboratorio per la successiva analisi. Ci sono anche delle farmacie che proprio eseguono il breath test, quindi ovviamente preparano il soggetto all'assunzione della soluzione contenente urea. Quindi sì, è possibile rivolgersi alle farmacie per un primo screening. Ecco, dottoressa, quindi abbiamo parlato di questo ospite indesiderato, che di sicuro come abbiamo visto in un caso può essere un alleato per cercare di prevenire alcuni tipi di tumori, però in generale evidentemente bisogna accertarsi della sua presenza e cercare di debellarlo, insomma, dal nostro stomaco, dal nostro organismo, e l'Helicobacter pylori. Come abbiamo detto, faccio giusto un commento: 30% circa di persone in Italia vengono a contatto con questo Helicobacter pylori, ed è un numero molto importante. Quindi se pensiamo che siamo circa 60 milioni, stiamo parlando di una ventina di milioni di italiani, quindi si capisce, un po' meno di 20 milioni, però comunque si capisce quanto sia importante parlarne, e in generale non è che se ne senta molto parlare in argomenti, come dire, sulla TV generalista. Quindi sicuramente abbiamo cercato di sopperire anche a questa mancanza, vista la grande incidenza dell'Helicobacter pylori, la presenza dell'Helicobacter pylori. Speriamo di aver chiarito anche qualche dubbio. Infatti, sicuramente, questo alla fine è l'obiettivo che ci poniamo ogni giorno in ogni puntata di Colazione Farmacia. Dottoressa, come ogni lunedì, come sempre, è stato un piacere averla nostra ospite, la ringrazio, le auguro buona giornata, buona settimana e a risentirci presto. Grazie, buona giornata anche a voi.